imbarcazioni della North Shore sono note per la qualità della costruzione, per le doti marine e per la bontà dei materiali utilizzati. Sono barche pensate per l'oceano, lontane sul piano estetico dai gusti dell'armatore medio del Mediterraneo. Il nuovo Southerly 32 rappresenta un momento di cambiamento deciso e coraggioso rispetto al recente passato ed un punto di accosto verso i velisti dei nostri mari. Abbiamo raggiunto il sud dell'Inghilterra per provarlo in mare, per analizzarne i processi costruttivi all'interno del cantiere. Osservare lo scafo aperto di un Southerly contribuisce a rafforzare la fiducia nelle qualità della barca. La scassa della chiglia in ghisa viene realizzata fuori opera e quindi assemblata allo scafo. Oltre a rappresentare quasi il 40% del dislocamento, la deriva Swing Keel permette di ridurre il pescaggio da 2 metri ad 80 cm. Il pozzetto conferma la tradizione del cantiere verso uno spazio raccolto e protetto. Al centro la colonnina accoglie la strumentazione per la navigazione ed i comandi del boat thruster e della chiglia basculante. La barca è armata con un fiocco autovirante, la cui unica scotta è riportata in tuga sul winch di sinistra. Naturalmente, con l'installazione di 2 rotaie e di 2 winch, si può armare un Genoa sovrapposto. La tuga, grazie al passaggio sotto traccia delle manovre, rimane sgombra ed i passavanti sono piuttosto comodi. Buono lo stivaggio esterno con 2 gavoni ricavati ai lati della seduta e uno sotto la panca di dritta. A prua è armato un piccolo bonpresso per il jennaker. Nel Solent la forte corrente di marea è un elemento che non può essere ignorato. Grazie all'elica del boat thruster, scostare dalla banchina è sempre una piacevole esperienza. Le condizioni meteo per la nostra prova in mare sono buone, con un vento da ovest sui 12 nodi. Con 45 gradi rispetto al vento reale, navighiamo agevolmente sempre sopra i 7 nodi. Ottima la sensazione al timone, che risponde in maniera egregia grazie alla doppia pala. La stabilità è eccellente a tutte le andature. Divertente e utile l'uso della deriva mobile, che alle andature portanti, una volta sollevata, regala fino a mezzo nodo in più di velocità, mentre durante le spiaggiate suscita l'invidia di qualche armatore di catamarano. Con questo nuovo modello dalle linee moderne, il cantiere inglese saprà sicuramente incontrare anche i favori del mercato mediterraneo. Il segnale più incisivo del cambiamento rispetto ai precedenti modelli del cantiere inglese si coglie sotto coperta. L'organizzazione dello spazio e la sua quantità sono frutto di un ripensamento totale del quadrato. La scassa della chiglia, grazie ad una modifica del suo meccanismo, è di misure molto contenute, soprattutto in altezza, e ben integrata con la disposizione degli arredi. La dinette con il tavolo apribile e i 2 divani contrapposti è davvero ampia per un 32 piedi.
Sulla destra la postazione del navigatore trova la sua collocazione in posizione rialzata e con una visuale eccellente per il controllo della navigazione. Oltre la dinette si trova la cabina di prua con il letto lungo oltre 2 metri ma un po' stretto nella parte dei piedi. È arredata con 2 piccoli armadi la cui capienza limitata è compensata dagli ampi gavoni sotto al materasso. La cabina di poppa è di buone dimensioni, con un letto matrimoniale molto comodo. Da questa cabina si ha accesso al bagno, che è raggiungibile anche attraverso una porta in quadrato. La cucina ad L è fornita di tutto il necessario, compreso un ampio frigo a pozzetto. Tutte le attrezzature tecniche sono facilmente accessibili dal paiolato. Ottime le rifiniture, i materiali e le ferramenta. Un insieme che rende molto accogliente gli interni di questo deck saloon.